un'étoile del Teatro dell'Opera di Roma e un palcoscenico d'eccezione, la vetta più alta del Gran Sasso. E la performance straordinaria ed unica nel suo genere di Rebecca Bianchi, che il 25 di agosto scorso, lungo il percorso che conduce al Corno Grande, vetta più alta dell'Appennino, assieme a un quartetto d'archi con il solista al clarinetto, ha dato vita a una performance senza precedenti. L'evento è stato riservato al solo staff tecnico e ai filmmaker per girare il video spot con l'étoile come testimonial. La vetta è stata raggiunta a piedi dalla Via Normale con il supporto del comando del soccorso alpino della Guardia di Finanza, diretto dal comandante Paolo Passalacqua, che ha offerto e messo a disposizione i suoi uomini e il capostazione del soccorso dell'Aquila, la guida alpina Leandro Giannangeli. La performance si è inserita all'interno della rassegna In punta di piedi tra arte e territorio, organizzata dall'Associazione Culturale L'Étoile in collaborazione con Art Nouveau, iniziata il 2 di agosto con il concerto spettacolo su Pizzo Cefalone e conclusasi proprio il 25 sul Corno Grande con questa esibizione da togliere il fiato.